Questo contenuto è un po' diverso dagli altri, probabilmente sentirete in sottofondo il rumore del motore della macchina. Sì, sto guidando e ho deciso di fare questa registrazione proprio mentre sono al volante, per cui sentirete probabilmente il clacson, il rumore del motore, qualche sgasata, qualche ambulanza che passa accanto, però è una situazione voluta. Perché vorrei provare a riproporre la tipica situazione in cui si trova ognuno di noi quando deve viaggiare per andare in ufficio, per spostarsi, per fare qualche piccola commissione. Ecco, non so voi, ma io quando guido, soprattutto quando magari la strada lo permette, che non devi fare troppa attenzione a quello che ti accade attorno. Mentre guido io penso. È uno dei momenti catartici, uno dei momenti in cui creo di più, uno dei momenti in cui può capitare di rimettere in ordine i pensieri oppure di far fluire i pensieri per creare qualcosa di nuovo, oppure per mettere appunto un pensiero, riordinare per l'appunto questo ammasso di pensieri. È proprio il pensiero, credo, che faccia la differenza nella serenità di una persona, perché una minchiolanza o una situazione di benessere nasce sempre da un pensiero che è stato realizzato, da un'illusione che arriva dopo aver pensato qualcosa di diverso. Quindi se ci pensate, lo dice la parola stessa, pensare è il primo motore del proprio stato d'animo. Voi sapete che spesso quando facciamo formazione mindset insegniamo a non pensare ma a fare azioni in maniera massiva, in maniera massiccia, perché diciamo sempre che se pensi vuol dire che hai tempo libero, se pensi rischi di razionalizzare e quindi rischi di far emergere e affiorare tutte le tue paure ancestrali, invece se fai, fai, fai e non pensi, le cose vanno molto meglio perché razionalizzi di meno e rischi di imputtanarti meno con le paure. Però tutto sommato noi siamo esseri pensanti. Non so cosa dicono gli esperti, se gli animali hanno un pensiero o meno, sicuramente sì, ma quello che ci contraddistingue è che gli esseri umani sono più pensanti, alcuni, non tutti, sono più pensanti degli altri esseri viventi sulla Terra, e quindi il pensiero è una prerogativa che quindi non va minimizzata, non va accantonata, però il pensiero inteso come essere sintonizzati su ciò che vuoi, essere sintonizzato sulla persona che vuoi diventare, essere sintonizzato su quello che c'è da fare, essere sintonizzato anche su quello che ti può accadere mentre sei in cammino verso la persona che vuoi diventare. Spesso i grandi mentori dicono che la differenza tra chi ce la fa e chi non ce la fa è la quantità del pensiero che tu investi nella persona che vuoi diventare. Cioè tu diventi ciò che pensi. Ecco perché se vuoi imitare una persona di successo, se vuoi raggiungere gli stessi traguardi o perlomeno la stessa soddisfazione di una persona, non devi solo fare quello che una persona fa, ma pensare come una persona di successo pensa, non come ha pensato, come continua a pensare. Perché quando arriva il successo, non è una situazione che si regge da sé, c'è sempre bisogno della tua presenza, c'è sempre bisogno della tua consapevolezza, c'è sempre bisogno di te. Per cui il pensiero inteso in questo senso, come
ossessiva concentrazione su ciò che vuoi diventare. Diventa interessante, non è più una cosa da stigmatizzare perché ti porta a razionalizzare. Non so voi, ma io ho bisogno dei miei spazi durante le mie giornate. Vabbè, io sono un caso patologico perché vorrei vivere su un'isola deserta o vorrei vivere su uno di quei monasteri sulle meteore in Grecia. Non so se ci siete stati. All'interno della Grecia ci sono questi grandi cucuzzoli, queste grandi asperità montuose sul cui vertice ci sono dei monasteri. Ecco, lì c'è un silenzio assordante e io durante le mie giornate vorrei più di qualche volta stare lì per pensare, che è esattamente quello che faccio prima di partorire una riflessione, una puntata di You Leader. Io penso, metto in moto la mia ossessione per quello che voglio fare, per quello che voglio diventare, per quello che voglio donare alle persone. Quindi il pensiero in questo senso sia il benvenuto. E vedete che è molto diverso dal fermarsi e pensare ai propri problemi, alle proprie minchiolanze, alla difficoltà di uscire da una situazione. Non è quello il pensiero di cui parlo, è quello produttivo, il pensiero legato a ciò che vuoi diventare. Quindi non so se ci avete mai fatto caso. Troppe poche volte ci fermiamo a dedicare un pensiero a quello che vogliamo diventare. Lo ripeterò in maniera ossessiva, esattamente come i miei pensieri. Tu diventi ciò che pensi di diventare. E al tempo stesso tu sei e appari agli altri quello che pensi di essere. Non si spiegherebbe altrimenti perché persone che hanno tutte le facoltà del mondo, persone bellissime anche esteticamente, persone con tutte le competenze, tutta la cultura, tutta la forza necessaria, poi nella vita a volte sono al palo, perché loro non si percepiscono grandi per come sono. È raro che le persone si sentano grandi e gigantesche per quel che sono, ma tu, ognuno di noi, è gigantesco. E fermarsi a dedicare un pensiero a quanto siamo grandi, a quante cose magnifiche abbiamo fatto, a quanto possiamo fare di magnifico per noi e per gli altri. Fermarsi a produrre, pensare per produrre, pensare quanto sia bello essere in cammino verso la persona che vuoi diventare o verso la cosa che vuoi realizzare. Indirizzare il pensiero in questa direzione ti rende ricco e sereno. Ecco perché vi invito a ritagliarvi degli spazi di silenzio, di solitudine. Ora la mia macchina sta viaggiando. Sta viaggiando la macchina. Io guido con consapevolezza, facendo attenzione agli ostacoli e non mettendo a rischio me stesso e gli altri. Ma sto utilizzando lo strumento viaggio, sto utilizzando la naturale solitudine che si ha quando si è al volante, per fare qualcosa di utile, che farà sentire bene me soprattutto, ma che può lasciare una traccia, può magari dare uno spunto a qualcun altro. Io potrei sfruttare questi minuti mentre sono al volante per pensare negativo, per far riaffiorare rabbia o sentimenti di vendetta nei confronti delle persone. No, questo è il segreto di una persona che riesce a mantenere il proprio equilibrio: dare spazio e potenza ai pensieri, sì, ma quelli nella direzione della persona che vuoi essere. Ma voi veramente pensate che una persona realizzata, una persona serena, libera finanziariamente, faccia pensieri di rabbia e cattiveria?
abbia pensieri di minchiolanza. No, perché se tu sei realizzato o sulla strada per realizzarti, il sentimento dell'invidia, della rabbia, il sentimento del ripicca non ti sfiora perché sei focalizzato su altri pensieri. E questa è la differenza fra chi ce la fa e chi non ce la fa. La capacità di cacciare a pedate nel culo quell'attività del cervello che non è sana, non è produttiva, non è buona. Si tratta sempre di contatti elettrici che mettono in moto i neuroni. Avete presente? Io me le figuro come delle scintille che mettono in connessione tutte le fibre cerebrali, bla 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 bla. È la stessa procedura biologica, non so come definirla, ma la capacità di una persona destinata al successo è quella di prendere a calci in culo i pensieri negativi, i pensieri demolenti per se stessi e per gli altri. Io quando sono in macchina, tutt'al più se sto incazzato, accendo la musica ad alto volume, perché non voglio pensare, voglio cancellarla, l'ossessione di un pensiero sporco. Quando sono sereno, motivato, a volte faccio le live quando sono in macchina, perché ho la pressione, l'urgenza di dire quello che di buono sto pensando. Non accendetela una cam se non vi passa per la testa un pensiero pulito, edificante e produttivo per gli altri. Non aprite bocca se non siete certi che ciò che state pensando e tramutando in parole sia pulito. Non aprite bocca se qualcosa può, se qualche parola può andare, può rischiare di ferire qualcun altro. Impariamo a pensare, a dedicare il tempo del nostro silenzio alle cose buone, alle cose che possono magari farci sentire di meno la fatica, perché la strada da qui al momento in cui raggiungerai il tuo sogno è pesante, faticosa, faticosissima, tortuosa, piena di sacrifici. Ma se ti fermi ogni tanto a pensare alla meraviglia del piacere, la meraviglia dell'attesa, la meraviglia del viaggio che stai facendo, la meraviglia delle persone, degli stati d'animo che ti fanno provare le persone, se tu ti fermi a concentrarti su quanto è meraviglioso il viaggio che ti porta a destinazione, ti peserà di meno quello che fai o che devi fare. Se invece ti focalizzi, ti fermi a pensare a quello che non va, a quello che ti fa male, tu più dolore sentirai. Si soffre di più e si sente più dolore localizzato se tu pensi e ti concentri su quel dolore. Se tu distogli l'attenzione da ciò che ti fa male e assapori in anticipo la meraviglia di ciò che avrai e ti godi il viaggio, quei minuti, quelle ore, quei giorni di silenzio e meditazione avranno un senso per te e per le persone che un giorno si ispireranno a te. Non troverai mai persone positive se fai pensieri polemici. La ricordate la legge delle 5P, quella che abbiamo lanciato a YouLeader un po' di tempo fa? Pensieri polemici portano persone polemiche. Pensieri positivi portano persone positive.